Robert, ciao, sono Eric. Eric Schuster. Eric, come stai, vecchio mio? È un bel pezzo che non ti fai sentire. Sì, lo so, hai ragione. Cosa combini di bello? Hai ricominciato a lavorare? No, sono ancora a spasso. Sapessi quanta gente cerca un impiego. Oggigiorno purtroppo non è così facile. E non faccio che spedire domande a destra e a sinistra, ma... E infatti è di questo che ti volevo parlare. Non potrei venire a fare delle fotocopie? Curriculum, certificati, referenze, eccetera. Dove, in ufficio? Sì, non mi dispiacerebbe risparmiare qualche soldo. Va bene, d'accordo. Perché non fai un salto in ditta domani mattina? Se si potesse evitare sarebbe meglio. Capisci, in fondo mi hanno cacciato via. Cacciato via? Non mi sembra l'espressione più appropriata. Scusa, e tu come lo chiameresti? Essere messo alla porta da un giorno all'altro? Comunque, non vorrei fare incontri sgradevoli. E allora come facciamo? Avevo pensato di chiederti in prestito le chiavi dell'ufficio. Resti a casa stasera? Se non ti secca, passerai un momento a prenderle. Ma poi me le riporti. Ah, certo, il tempo di fare le fotocopie te le ridò. Va bene, vieni pure, ti aspetto. Siedi, grazie. Tua moglie come sta? Erika è andata a vivere per conto suo. Non riuscivo a sopportare il brusco cambiamento del nostro tenore di vita. Così ti ha piantato in asso? Sì, ha preso in affitto una stanzetta mobiliata. Avete divorziato? No, viviamo solo separati. Ma a conti fatti è la stessa cosa. E i vostri figli? Vivevano già fuori casa. Sì, ma loro cosa ne dicono? Niente. Niente di niente, a parte la poco lusinghiera opinione che hanno di me. Evidentemente ho deluso le loro aspettative. Posso avere le chiavi? Sì, certo. Dovrò fare più o meno una cinquantina di fotocopie. Tutte quelle che vuoi. La carta poi ve la rimborso. Non dirlo neanche per scherzo, ci mancherebbe altro. Vai via subito o posso offrirti qualcosa? No, preferisco andare, così imbuco subito le lettere. Buonasera. Ah, è lei. Ma lo sai che mi ha spaventato? Buonasera. Ancora al lavoro? Sì, avevo qualche lettera da fotocopiare. C'è qualcun altro in ufficio oltre a lei? No, ci sono solo io. Veramente entrando mi è parso di sentire un rumore. Dove l'ha sentito? Qua dentro? No, giù per le scale. Sta facendo il solito giro degli uffici.
poi se ne va. L'ho sentito qui. Un colpo secco? Sì, qualcosa del genere. Lì c'è la gioielleria. Ha ragione, c'è qualcuno. Lei scenda in strada e mi aspetti lì. Io resterò nell'androne. Venga. Fermi dove siete! La posizione del cadavere è riportata nello schizzo. Come Stefan, vede, è stato... cosa c'è? Puoi salire un momento? Sì. Guarda cosa ho trovato. Si sono calati da qui con una corda. Sono scesi in fondo al cortiletto e per penetrare nella gioielleria hanno forzato la finestra del bagno. Bella prestazione acrobatica. La finestra del bagno, hai detto? Sì, non è collegata all'allarme. Così hanno potuto agire con tutta tranquillità. Solo vetrine e retrobottega sono protetti dall'impianto. L'unica cosa che non capisco è perché invece di uscire nello stesso modo in cui erano entrati, sono usciti dal retro facendo suonare l'allarme. Dov'è il testimone oculare? È giù nel negozio. Questo è il signor Schuster. Ha visto i ladri da vicino e forse ce li può descrivere. Ah, molto bene. Una volta lavorava in un ufficio del palazzo e stanotte è ritornato per fare delle fotocopie. Non mi ha ancora detto come ha fatto ad entrare. Ho telefonato ad un ex collega e gli ho chiesto di prestarmi le chiavi. Ho fatto le fotocopie con la sua autorizzazione. Salendo le scale aveva sentito un rumore sospetto e quando la guardia notturna è arrivata per fare il suo giro gliel'ha riferito. Giusto. Santo cielo. Li ho visti uscire dal portone, balzare in macchina e dileguarsi a tutta velocità. Ci dia una descrizione dei due ladri. Ecco, fuori era buio, li ho visti solo di sfuggita. Non ho fatto in tempo ad osservarli attentamente. Ero molto agitato, si erano appena sentiti gli spari. Lei comunque ha detto che le sembravano giovani. Di che età all'incirca? Occhio croce, direi che erano sulla trentina. Forse anche più giovani. Ricordo che indossavano dei calzoni scuri, giacconi. Non vi so dire nient'altro. Dei loro visi non ricorda niente? Voglio dire, se li vedesse in fotografia sarebbe in grado di riconoscerli? In fotografia? Sì, in questura abbiamo un archivio con le foto segnalettiche di pregiudicati e possibili sospetti. Ispettore? Cosa c'è? È arrivato il gioielliere, il signor Masoni. Dice che il bottino si aggira sui 2 milioni e mezzo di marchi.
Venga con me, signor Schuster. Il signor Masoni? Sì. Stento a crederci. Sono sconcertato. Mi illudevo che il mio negozio fosse inviolabile. La merce esposta in vetrina viene chiusa nella cassaforte tutte le sere. Lo esige l'assicurazione. Eppure è stato inutile. 2,5 milioni di marche. Ah, ho lavorato nel palazzo per diversi anni, ma non credevo che ci fosse un capitale del genere. Ah, certo, i gioielli costano. Senta, non avrebbe una sigaretta? Sa, è un anno che ho smesso di fumare, ma all'improvviso mi è venuta una voglia. Meglio di no. Sì, ha ragione, il fumo fa male. Signor Schuster? Dica. Venga un momento qui, per favore. A niente in contrario se chiamo i miei collaboratori per fare l'inventario della refurtiva. Non prima che siano finiti i rilievi della scientifica. Signor Masoni. Desidera. Una volta lavoravo nell'ufficio del primo piano. Non si ricorda di me? No, mi rincresce. Allora quando posso farli venire? Scusi se insisto, ma devo presentare la denuncia all'assicurazione. Sì, al certo, resto. Certo. È la prassi, capisce? Dovrà aspettare fino a domani. Signor Masoni. Lei conosceva il guardiano? Sì. Sì, lo conoscevo. Sono stato qui tanti anni. Ogni tanto scambiavamo quattro chiacchiere sui figli e la famiglia. Ma Berger, dimmi una cosa. È già stata avvertita la famiglia della vittima? Sì, certo, ho mandato una volante. Va bene. Aveva moglie e due figli. Un maschio e una femmina. Di salute non stava molto bene, era pieno di acciacchi, ma fare la guardia notturna non gli pesava. Diceva, mi fanno compagnia le stelle. Cosa vuole? Così è la vita. Eh sì. Cosa facciamo adesso? Andiamo in questura. Sono tutti possibili sospetti? Sì. Così dice il nostro computer. Quindi si concentri e li osservi con calma, tutto il tempo che vuole. Sì, certo. No, aspetti un momento. Devo sforzarmi di immaginare queste facce nell'oscurità. E quei due tipi sono scappati via con uno slancio da 100 metristi. Sembravano saette. Però li ho visti bene, nonostante tutto. Deve sapere che io ho un'ottima memoria visiva. Quantunque il mio capufficio non ne fosse convinto. Sbagliava. Io le facce le ricordo perfettamente. Contrariamente al gioielliere, il signor Masoni. L'ho incrociato centinaia di volte e non mi riconosce. Andiamo avanti. Questo? Dovrei rifletterci un po'. Potrei fare una piccola pausa? Certamente. Vuole bere qualcosa? Ah, sì, che buona idea. È un cognacchino, l'avete? Lo berrei volentieri. Ad essere sinceri, stasera non ho nemmeno cenato. Oh, ripensandoci, forse un cognac mi farebbe male. Il fatto è che ancora non riesco a capacitarmi di tutto quello che è successo stasera. Capisce? È perfettamente comprensibile. Hanno ammazzato quel poveretto sotto i miei occhi. 2,5 milioni di marchi. È un mucchio di soldi. Willy? Sì? Accompagna a casa il signor Schuster. Buonanotte. Buonanotte. Vogliamo andare? Grazie. Per un attimo ho pensato che avesse riconosciuto uno dei due ladri. Ma che volesse tenercelo nascosto. Mi ha dato questa impressione. Anche a me mi è parso che fosse piuttosto inquieto. Quei 2,5 milioni di marchi hanno eccitato la sua fantasia. Ecco, qui si è bloccato. Chi è quest'uomo?
Halsener Johannes. Pronto. Ciao Eric. Sono Eric. Disturbo, stavi dormendo? Che scoperta, sai che ora è? Mi dispiace. Ti devo raccontare quello che mi è successo questa sera. Un omicidio. Sono stato testimone di un omicidio. Cosa? Dell'omicidio di chi? Perché sei stato testimone di un omicidio? Com'è successo? Hanno svaligiato la gioielleria di Masoni. Un bottino di 2,5 milioni di marchi. È pazzesco. Hanno sparato alla guardia notturna e io mi trovavo davanti al portone. Davanti al portone? Cosa? Sì, ero andato là perché... Beh, poi ti spiego. Ad ogni modo, ero là. E i ladri, dopo aver sparato, sono usciti passandomi davanti. Eric, li ho visti. Li ho visti in faccia. Sono stato finora in questura a guardare l'archivio segnaletico con le foto dei possibili sospetti. E come mai ti hanno portato in questura? Cosa c'entri tu con questa storia? Senti, non ho capito un accidente di quello che mi hai detto. Hai alzato il gomito per caso che mi svegli nel cuore della notte? Erika, ascolta, non potrai fare un salto a casa tua. Ti devo... Quando? Adesso? Sì, adesso ti devo chiedere... Ti devo chiedere un consiglio, è urgente. Tra una ventina di minuti sarei lì. Ma tu sei matto dalle gare, a quest'ora. Non puoi venire domattina. Domattina, domattina, come sei noiosa. È una cosa molto importante, te l'ho detto. Non può essere così importante da non poter aspettare domattina, a meno che tu non stia morendo, sono stata chiara. Sì, chiarissima. Prima di domattina non se ne parla. Sì, d'accordo, ho capito. Allora intesi. A domattina. Senti solo? 50. Ehi, Fustone, cerchi qualcuno? Sì, chissà che lei non lo conosca. Halsner, Johannes Halsner. Certo, giù. Dove possiamo trovarlo? E se non ve lo dicessi? Signor Halsner? Che diavolo volete? Scambiare quattro chiacchiere in un posto più tranquillo. Volete sapere se ho un alibi per stasera? E per che ora, precisamente? Intorno alle 23 potrebbe andar bene. Le 11? Le 11, vediamo un po', ci devo pensare. Intendiamoci, non è che mi mettiate in imbarazzo. Un alibi ce l'ho sempre, testimoni quanti ne volete. Ma perché dovrei avere un alibi? Ci conduca a casa sua. Entrate pure, non fate complimenti. Anche se non avete un mandato di perquisizione. Non sono così schizzinoso. Si vede. Cosa state cercando, se non sono troppo indiscreto? Gioielli rubati. Gioielli a casa mia. Per un valore che supera i 2,5 milioni di marchi. Però non ci illudiamo certo di trovarli qui. Ah. E allora che cosa volete da me? Cominci a fornirci il suo alibi. Non ha fatto che domandarci in che modo siete arrivati a me. Il solito ritornello. Quelli hanno un alibi 24 ore su 24, anche 25 se necessario. Ma Halsner voleva sapere in che modo siete arrivati a me. È certo che l'arma con cui sono stati sparati questi proiettili non è registrata e dalla documentazione di cui disponiamo non risulta niente. D'accordo. E riguardo alla corda calata nel cortiletto? Stiamo cercando di risalire al negoziante. È un cavo di quelli usati comunemente sulle barche, una cima d'ormeggio. Quanto è lunga la corda? 8 metri. In che modo era stata fissata la tubatura? Con un nodo da marinaio, per caso? No, ispettore, con un nodo qualsiasi. E c'erano impronte di scarpe nel cortiletto? No. No? Nessuna. È incredibile, bisogna essere degli artisti per non lasciarne. Con tutta la fanghiglia che c'era e quel po' di equipaggiamento che avevano. E non c'era neanche un'impronta sulla parete. Dal negozio è uscito qualche indizio?
Analogie con altri furti, tecnica di scasso, impronte digitali. Di impronte ce ne sono parecchie, ma prima dobbiamo confrontarle con quelle del personale. Ad ogni modo, tutto lascia supporre che i ladri indossassero dei guanti. Dobbiamo ancora finire l'inventario. Il danno sembra più grave. Ho capito. Signor Masoni, comunemente, quando viene svaligiata una gioielleria, l'intera refurtiva passa dalle mani dei ladri a quelle del ricettatore. Perciò ho bisogno di sapere quali sono i gioielli che il ricettatore può mettere subito in vendita, quali sono più difficili da riciclare e se ci sono pietre che dovranno essere tagliate e rilavorate. Le sarei grato se vorrà tenerne conto nel compilare il suo inventario, intesi? Va bene, senz'altro. Ci pensi tu, Else? D'accordo. Signora, scusi, saprebbe dirci dove abita il signor Wisner? La porta accanto. Molte grazie. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, è questa la casa del signor Wisner? Se state cercando mio padre, arrivate tardi. È stato assassinato stanotte. Sì, lo sappiamo. Siamo ufficiali della polizia criminale. Accomodatevi. Grazie. Signor Schuster. Ecco, ieri sera mi pare di averle detto che mi intrattenevo spesso e volentieri col guardiano. Mi parlava della sua famiglia, dei suoi figli, e così ho deciso di passare a trovarli. Oltretutto? Beh, ecco, come sai, ero presente quando l'hanno ammazzato. Sono stati... Oh, scusi. No, dica. Sono stati identificati gli assassini. Non ancora, le indagini sono appena iniziate. Ma sospettate qualcuno? Il caso non è dei più semplici. La descrizione dei ladri che ci ha dato il signor Schuster è alquanto sommaria. Beh, per forza di cose. Era notte fonda. Io ero atterrito, non capivo più niente. Insomma, non avete neanche un indizio? No, almeno per adesso. Grazie della visita. Mia madre è a letto, non vuole vedere nessuno. È ancora sotto shock. Tra poco dovrebbe arrivare mia sorella. Fa la cameriera a Garmisch. Solo stamane siamo riusciti ad avvertirla. Permette una domanda? Sì, dica pure. Sono davvero 2,5 milioni di marchi? A dire il vero non lo so con esattezza. Harry? Sì, all'incirca la cifra è quella. Mio padre è sempre stato un poveraccio. Guardate come viveva. E chi li ha mai visti tanti soldi? Non aveva mai fatto male a nessuno in vita sua. E l'hanno ammazzato come un cane. Cosa ne sarà degli assassini se li arrestate? Saranno regolarmente processati e condannati per omicidio aggravato. Certo, certo, certo. Tanto non servirà a riportarlo in vita. È mia sorella. Dopo di lei. Grazie, molto gentile. Sono brava gente, Wisner. Il figlio non lo conoscevo ancora, ma mi sembra un ragazzo molto a posto. Se non le dispiace, ora dovrei andare. Ma le pare? Sabato a trovare mia moglie. Non le ho detto che da qualche tempo ci siamo separati. Il comportamento di quell'uomo è sconcertante. Per me gatta ci cova. Francamente non ti capisco. E se conoscesse i due ladri? E si facesse pagare per non svelare la loro identità? È un'ipotesi tutta da dimostrare. Sembra così campata in aria l'idea di un ricatto. Magari in combutta col giovane Wisner. È assurdo. La fantasia ti ha preso la mano. Lo spero. Ispettore. Buongiorno, signor Schuster. Buongiorno. Saliva da me? Sì. È per una cosa urgente. Perché, vede, ho un appuntamento con mia moglie. Ah, certo, ricordo. Mi ha già detto che da qualche tempo vivete separati. Ha deciso di andarsene di casa un paio di mesi fa. Continuava a dare in escandescenze perché ero rimasto senza lavoro. Se non che ora comincia a capire che è stata una decisione avventata. Ah. La riporto a casa. Me ne rallegro. Allora non la trattengo oltre. Le posso dare un passaggio, se vuole?
Grazie, ma ho la macchina. Ah, è lei. Buongiorno, volevo solo sapere come stava. Va un po' meglio, grazie. Mi fa piacere. Posso entrare? Venga. Grazie. A dire la verità, passavo di qui casualmente. Non mi aspettavo certo di trovarla in casa a quest'ora, signor Wisner. Perché no? Scusi, non lavora lei? Sì, ma ho preso qualche giorno di ferie. È naturale, immagino che voglia stare vicino a sua madre. A proposito, come sta? L'abbiamo ricoverata in una casa di cura. Ha un brutto esaurimento. E lei si è messa in ferie? Sì, ne avevo un gran bisogno. Capisco. Chissà quante incombenze le sono cadute addosso. Sì, guai a non finire. Già, lo credo. Bene. Ero venuto anche ad informarle che finora degli assassini non c'è nessuna traccia. E me ne dolgo moltissimo, mi creda. Perché ci troviamo di fronte a un delitto particolarmente insensato. Gli assassini hanno agito con cinica determinazione. Mio padre aveva estratto la pistola. Ma non aveva nessuna intenzione di usarla. Ci sono novità? Nessuna. Le indagini vanno a rilento. Signorina, lei non doveva tornare a Garmisch? No, cioè... Anche mia sorella si è fatta dare le ferie. Abbiamo tante cose a cui pensare. Già. Non siete i soli. Possibile. Conoscono gli assassini e prendono soldi da loro. Se siamo a questo punto di degrado, tanto vale far fagotto, non serviamo a niente. Sì, ma d'altro canto... D'altro canto cosa? La morte, Stefan, anche la morte per mano omicida, è una tragica realtà per la quale non c'è rimedio. E visto che non c'è rimedio, si finisce per accettarla. Accettarla? O rassegnarvisi, se preferisci. Forse hai ragione, Harry. Si sono rassegnati alla fatalità. Voglio che d'ora in poi Schuster e i fratelli Wisner siano pedinati 24 ore su 24. Sono già 20 minuti che è là dentro. Buongiorno. Buongiorno. Guarda, guarda, il signor Schuster e il signor Hasner, dunque vi conoscete. Ah già, che sciocco, lei deve averlo già visto. Dico bene, signor Schuster? E dove l'avrei visto, scusi? In fotografia, l'altra notte, quando ha esaminato lo schedario dei pregiudicati. È di questo che stavamo discutendo. Via, ispettore, non si agiti. Avanti, si siede con noi. Se crede, posso spiegarle tutto. L'ascolto. Lei è venuto a scovarmi in birreria l'altra notte, la notte che è stata svaligiata quella gioielleria, e mi ha domandato se avevo un alibi. Mi ha colto alla sprovvista, non ho capito dove voleva arrivare, ero anche un po' sbronzo. Fatto sta che ieri ho letto sul giornale che cosa era successo, che qualcuno aveva visto i ladri da vicino e forse era capace di identificarli. E allora mi si è accesa la lampadina. Lei gli aveva fatto vedere la sua collezione di fotografie. E lui, neanche a farla apposta, aveva puntato il dito sulla mia, giusto? Non è vero. Non è vero. D'accordo, non strilli. Che cosa fa in piedi? Si siede. Sentito? Dice che non è vero. Va bene, ad ogni modo ero curioso di sapere come erano andate veramente le cose e così ho pensato di dare un'occhiata da vicino a questo signore. Cosa che stavo facendo quando è entrato lei. È soddisfatto? Lei ha qualcosa da dire? Sì, è tutto vero. Dall'A alla Z. Ha sentito?
Per curiosità, lei è entrato qui casualmente o mi ha messo alle calcagna qualcuno dei suoi segreti? Per carità, del tutto casualmente. Quindi non devo considerare la nostra conversazione come un interrogatorio, dico bene? No, certo. Bene, è stato un piacere incontrarla. Arrivederci, signor Schuster. Forse mi rifarò vivo. Eh? Ispettore. Allora, è tornata a casa sua moglie? Sì. Le avevo detto che sarebbe tornata, si ricorda? Desidererei parlare con sua moglie. A che scopo? Prego, venga. Erika, questo è l'ispettore Derrick della polizia criminale. Molto piacere. Piacere mio. Si accomodi. L'ispettore si sta occupando dell'omicidio del povero Wisner. Te l'ho detto, no? Grazie. Prego. Oh, ci teneva a conoscerti, sai. Io gli ho raccontato che in questi ultimi tempi ci eravamo separati per dei banali malintesi. Possiamo offrirle qualcosa? Berrei volentieri un caffè. Va bene. Congratulazioni, signora. Ha un anello magnifico. Mi scusi, non capisco. A che cosa allude? Alludo al brillante che porta al dito sua moglie. È nuovo? No, si figuri. Non è affatto nuovo. Perché dovrebbe essere nuovo? È tanto tempo che ce l'ha. Da quanto tempo possiede quell'anello? Da quanto tempo? Perché, scusi? Vorrei tanto sapere dove è stato acquistato. Presso quale gioielleria? Perché tutte queste domande? È mio marito che me l'ha regalato. Ad ogni modo, ispettore, non sono tenuto a dirle dove l'ho comprato. Lo vorrei vedere. Lo posso tenere? Soltanto per un giorno. Se lo desidera, faccia pure. Buongiorno. Buongiorno, vorremmo parlare col signor Masoni. Un momento, per favore. Signor Masoni? Ah, sono i signori della polizia criminale, buongiorno. Buongiorno, signor Masoni. Le ruberò solo qualche istante. Ho qui un anello e le sarei grato se volesse esaminarlo. E dirmi se per caso fa parte del bottino. Del bottino? Lei permette? Sì, sì. Un momento, prego. Else, signor Bosner. La lista, per favore. No, ispettore. Non è nostro. È un genere che normalmente non trattiamo. Comunque sentiamo anche il parere del signor Bosner. No, non è nostro. Dove l'ha trovato? Le posso chiedere quanto vale questo anello? Diciamo sui 12-13 mila marchi, forse qualcosina in più. Ah, ed è di un genere che voi qui non trattate? È un brillante di 2 carati, i nostri sono più pregiati. Dove l'avete trovato? Forse da un ricettatore? Oh, che disdetta. E io che credevo di aver già risolto il caso. Immagino che mi abbia riportato l'anello. Ogni promessa è debito. Eccolo qua. Posso sapere a cosa le è servito? L'ho fatto esaminare nel caso facesse parte del bottino. Ebbene? Cosa le hanno risposto? Forse una domanda un po' indiscreta. Comunque sono sicuro che le hanno risposto di no. Ho indovinato? Sì, ha indovinato. Avete ancora bisogno di me? No. Signora. Il nome del locale? Grazie. Ah, meno male che siete arrivati. Schuster, la moglie e i 2 fratelli Wisner sono a cena in un ristorante del centro. Hai un bel coraggio ad aiutarti. Io questo dovrei... Cosa c'è?
Tu sei alta, io invece devo stare attenta ai fianchi. Io alla tua età non avevo questi adesso pensieri. Adesso andrei volentieri a ballare. Sì, un po' salato, ma ne valeva la pena. Una cena. Allora, che facciamo? Lei ne voleva andare a ballare. Cari signori, buonasera. 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 Spero che abbiate mangiato bene. Sì, benone. Lei è un habitué, signor Wisner? No, questa è la prima volta. Invitato? No. Perché me lo chiede? Avete altri programmi per stasera? No. Ma può darsi che le preme molto saperlo. No, no, assolutamente no. Vi auguro una piacevole serata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie. Buonasera, signore. Da lì sono andati in discoteca e più tardi in un altro paio di locali. Infine Schuster ha accompagnato a casa i fratelli Wisner e si è trattenuto da loro all'incirca una mezz'oretta. Grazie, Willy, va pure. Dobbiamo continuare a pedinarli? Sì, giorno e notte. Ormai sono più che certo che sanno chi sono gli assassini. Perché è venuto qui? Cosa vuole da me? Sto cercando di farmi un quadro della sua personalità. Vorrei capire chi è lei. Chi sono io? Sì. È la sua... Sì, ecco, diciamo pure che è la sua mentalità che mi interessa, o se preferisce il suo carattere. Io non ho nessuna intenzione di parlare con lei del mio carattere. Può darsi che ne sia privo. Rimanga seduto. Signor Wisner, io ho visto il cadavere di suo padre riverso su quelle scale. Era stato assassinato solo pochi minuti prima. Le dispiace spiegarmi dove vuole arrivare? Ho il sospetto che lei conosca i suoi assassini. È un'ipotesi ripugnante, ma non la posso scartare. Lei e Schuster li spalleggiate. E loro vi ripagano con generosità. Lei sa meglio di me che è un'assurdità. Come può provare una simile sciocchezza? Sa, mi aspettavo che me lo chiedesse. Lei è convinto che ciò che non può essere dimostrato non esiste, ma si sbaglia. Casomai tocca a lei sostenere le sue accuse con delle prove concrete, non le pare? Mm-hmm. Quanto dovrà restare ancora sua madre in quella casa di cura sul Visse? Non so, forse un mese, due, se necessario. Finché non si sarà del tutto ristabilita. Già. A quanto mi risulta, ha dovuto versare una caparra piuttosto considerevole. E con questo? Mi chiedo solo se il suo reddito glielo consente. Da dov'è saltato fuori quel denaro? La bella somma di 4.500 marchi. Ed è solo l'acconto. Mi può mostrare un estratto del suo conto corrente? No. Caro giovanotto, ho la sensazione che si sia cacciato in una situazione intricata. Non riuscirà a sostenerla a lungo. A meno che non sia davvero privo di carattere. Le lascio il mio numero. Forse verrà il momento di usarlo. Non vuoi qualcuno che ti scaldi? No, grazie. Non sai quello che ti perdi, bello. Ehi, sta lì. No, no, guardi, non è il momento. Peccato. Ricevuto, chiudo. Schuster è alla birreria. Cercherà Halsner. Non è escluso. Andiamo. Quant'è che è entrato? Una mezz'ora più o meno. Non può essere uscito? No, tutte le uscite sono sorvegliate. Che si fa? Entriamo? Sì. Thank you.
Forza, si alzi. Chi è stato a ridurla così? Cosa dice? Chi l'ha malmenata? Risponda. Cosa è successo? È piuttosto malconcio, l'hanno percosso senza pietà e non solo a calci e a pugni. Ha un livido intorno al collo. Evidentemente hanno tentato di strangolarlo. Signor Schuster, ci deve dire chi l'ha aggredita. È stato Halsner? Lui non c'entra. No, io non lo so chi è stato. Non ho visto niente. È stato Halsner? Lui no, non c'entra. Perché si è recato in quella birreria che guarda caso è la stessa che frequenta Halsner? No, no. Su via, Schuster. Lo ammetta, è stato lui. No, io non so niente. Ora basta, mi lasci in pace. Se ne vada. Cerca Halsner e portamelo in ufficio. Venga, signor Halsner. Buongiorno. Lei stanotte ha aggredito e malmenato il signor Schuster. Via, ispettore, come può pensare una cosa simile? Mi faccia vedere le mani. Come si spiegano queste ferite? Accidenti, è sospettoso lei. Mi sono ferito allenandomi al karate, niente di grave. Succede spesso. Cosa fa? Mi prende in giro? No, signore. La scorsa notte lei ha malmenato il signor Schuster. Lo dice lui? No, non lo dice lui. E allora? Che cosa vuole da me? Lui dovrà pur sapere chi l'ha pestato. Dov'era lei ieri sera? Ecco, siamo alle solite. Ora dovrò di nuovo fornirle un alibi, ma... Ne ha maledettamente bisogno. L'abbiamo cercata per tutta la notte. A casa sua non è tornato. Dov'era? Oh, mi capita ogni tanto di pernottare da qualche amichetta. Sul serio? Cosa c'è? È rimasto corto di argomenti, vero, ispettore? Halsner, lei questa notte ha teso un agguato al signor Schuster. L'ha aggredita e l'ha percosso senza pietà. E Schuster tiene la bocca chiusa, perciò, stando così le cose, è lecito domandarsi perché Schuster non dice niente. Sono affari suoi, non crede? Comunque non ha nessun motivo di trattenermi, giusto? Uh-huh. Come sta suo marito? Non troppo bene. Il medico dice che ha bisogno di riposare. Mi rincresce, ma sono costretto a disturbarlo. Ci sono visite. Cosa fa qui lei? Che cosa faccio? Lo vede, no? Hanno aggredito l'amico Eric e appena l'abbiamo saputo, siamo venuti a trovarlo. E non le ha detto? Non le ha detto che l'ha ridotto in quello stato? Non riesce a ricordarsene. È comprensibile, ha un vuoto di memoria. È ancora sotto shock. Povero Cristo, è vivo per miracolo. Adesso statemi bene a sentire tutti quanti. È stato Halsner. Vero, signor Schuster? È lui che l'ha percossa nello scantinato di quella birreria. E ora le sarei grato se volesse spiegarmene la ragione. Decidetevi a vuotare il sacco, vi conviene. Tacere non servirà a niente. La commedia è finita, Schuster. Anche per lei, Wissner. E anche per voi due. Io non ho niente da dire. Niente. Niente. Signore, ho notato che oggi non si è infilato il suo anello, non ce l'ha più. Sì. Sì che ce l'ha. Vuole vederlo? No. Non è necessario. Resti, conosco la strada.
Allora, sei riuscito a capirci qualcosa? Quella canaglia di Halsner non ha niente a che fare con il colpo della gioielleria. Siamo stati noi a parlargliene per primi. E in quanto al nome di Schuster, è chiaro che l'ha letto il giorno seguente sui giornali e deve aver intuito che forse lui conosceva l'identità dei due ladri. E per estorcergli i nomi l'ha quasi ammazzato. Ora capisci anche tu perché si ostina a non dirci. O meglio, perché non può assolutamente dirci chi l'ha massacrato così. Andiamo un momento di sopra. La corda era fissata a quella tubatura. Un uomo che si cala in un cortiletto dovrebbe per forza lasciare delle tracce sulle pareti, ma non ne sono state trovate. Perché? Perché da qui non è sceso nessuno quella sera. È da qui che sono entrati, servendosi delle chiavi. Quanto all'allarme, l'hanno disinserito senza la benché minima difficoltà, come saprebbe fare chiunque abbia familiarità con l'impianto. Secondo te chi ha simulato il furto? Masoni? Eri presente anche tu quando gli ho mostrato l'anello. Ha detto non è nostro, senza pensarci due volte. E invece mentiva. Quell'anello era suo. Non ti pare che abbia un'aria spaventata? Ah, ispettore Derrick. Le posso rubare qualche minuto? Ma si immagini. Un momento, le apro. Eravamo passati a cercarla al negozio, ma abbiamo trovato chiuso. Purtroppo siamo rimasti senza merce. Resteremo chiusi ancora per qualche giorno. Ma prego, accomodatevi. Grazie. Mi dispiace. Non sapevo che fosse occupato con i suoi dipendenti. Se solo avessi immaginato... Non sono dipendenti in senso stretto. La signora Wegener abita in questa casa. Viviamo insieme. Mm-hmm. E il signor Bosner è suo fratello. A cosa devo questa visita? Le volevo rivolgere una domanda. Si ricorda il testimone dell'omicidio, il signor Schuster? Ha lavorato per anni nello stesso palazzo e sostiene di conoscerla. E conoscerà senz'altro anche i signori. Di conseguenza è del tutto logico che io le chieda se anche lei lo conosceva. Abbia pazienza, in quel palazzo c'è un tale viavai di gente. Non avevo mai visto quel signore. Lei, signor Bosner? Non so nemmeno chi sia. E lei, signora? No, ispettore, credo di non averlo mai visto in vita mia. Perché le interessa tanto? Sto cercando di ricostruire la vicenda. Gli assassini sono corsi in strada passando davanti a Schuster. E lui li ha riconosciuti. Uno. O forse entrambi. È stato lui a dichiararglielo? Nonostante l'oscurità e lo spavento, ha riconosciuto uno di voi. Uno di noi? E chi ha riconosciuto? È da supporre che fosse uno di voi tre. Da supporre? Una cosa è certa, Schuster non ha svelato alla polizia l'identità della persona che ha riconosciuto. Stando così le cose, tutto lascia supporre che si sia confidato con altri. E con chi, per esempio? Col signor Masoni. È andato da lui e gli ha detto di aver riconosciuto uno o entrambi gli autori del colpo. Inaspettatamente entrava in scena un testimone oculare. Sono tutte stupidaggini. Sì, signore, un testimone oculare. La smetta di dire assurdità. Uno scomodo testimone con cui ha dovuto scendere a patti. Così gli ha offerto del denaro e un brillante con cui riconquistare l'affetto della moglie. Sono congetture, semplici congetture. Semplici congetture, eh? Come mai non ha portato qui il suo testimone? Stia a sentire, si è per caso fatto vivo con lei un certo Halsner, Johannes Halsner?
Che strano, non mi domanda neppure chi è. D'accordo, chi è? Adesso basta con le commedie. Vi dichiaro in arresto. Tutti e tre. Seguitemi in questura. Villi? Sì? È rimasto un po' di caffè? Certo. Come procede? Niente. Si ostinano a negare. Respingono ogni argomento. Le ipoteche, i debiti che non sono in grado di pagare. Niente. Sono quasi in bancarotta, ma loro negano. Dicono solo, ci porti il testimone. Ci metta a confronto con lui. Qual è l'osso più duro dei tre? Bosner. Ah. È un pesce surgelato. Glielo ripeto. Le sue accuse sono infondate e le respingo fermamente. Inoltre, lei non può provarle. Non la spaventa il confronto col testimone oculare? No. Ne è sicuro? Sicurissimo. Harry, dov'è Schuster? Ma sarà a casa sua. Alsner ha sicuramente preso contatto col signor Masoni e Bosner. Si è infiltrato nell'affare una volta saputi da Schuster i nomi degli assassini. È logico. E adesso il suo unico ostacolo è il testimone oculare. Pronto. Mio marito aveva un appuntamento. Non so dove. Non so nemmeno con chi, mi dispiace. Ma insomma, è sordo, le ho detto che non lo so. Allora, Schuster, comandiamo. Su, risalga in macchina. Ho bisogno di parlarle. Si sposti, guido io. Willy, sì? Comunica alle pattuglie i dati della macchina. Sì. Svelto. Dove andiamo? A fare una bella passeggiata. Ha parlato con Masoni, vero? Sì, gli ho parlato ieri. E cosa avete deciso? Quello ha una paura tremenda di lei. Da me non ha niente da temere. Ah, non ha tutti i torti. Caro Schuster, lei ora costituisce un grosso rischio per tutti. Me compreso. Sì. Dove stiamo andando? Non sia così nervoso, si rilassi. Io voglio scendere. Buono. Si fermi, per favore. Non siamo ancora arrivati. Ecco la macchina. Isarvu 5211. Abbiamo intercettato la vettura segnalata. Sta lasciando la città lungo la superstrada Monaco Sud. Quante pattuglie sono state avvisate? Bene, grazie. Si fermi, voglio scendere. Mi faccia scendere. Si fermi, ho detto! Ero davanti al portone. Ho sentito sparare. Sono uscite di corsa due persone.
conoscevo tutti e due. Erano dipendenti della gioielleria. Ho pensato, ma sono proprio loro, non è possibile. Ero così sbalordito. Tutto avrei potuto immaginare, tranne quello. Mi sono detto, tienilo per te, non ti mischiare. Quando ha deciso di parlare con Masoni? La mattina seguente. Sono tornato al negozio e gli ho detto, signor Masoni, sono stati i suoi dipendenti a derubarla. Allora lui mi ha minacciato. Se parla è un uomo morto. E io gli ho detto, ho già raccontato tutto ai figli della guardia notturna. E lui, niente paura. Provvederemo a tutto noi. Abbiamo pensato che fosse la miglior soluzione. Ma non lo era. No, decisamente non lo era.